Buonasera amici e amiche del My Night Roma, proseguono le nostre storie, le nostre interviste. Questa sera parleremo di calcio giovanile e non solo, e lo faremo con l'avvocato sportivo Marco Lai. Buonasera avvocato. Buonasera a tutti. Allora avvocato, ma che aria tira? Mi chiede perché, insomma, nel settore giovanile, pensiamo al settore giovanile ovviamente in generale, no? Sì. È difficile, nel senso, come mai cioè, tanti gioiellini del nostro settore giovanile, insomma, vengono presi all'estero e non si riesce a creare poi un vivaio così importante nelle nostre società? Beh, allora, intanto i motivi sono molteplici, ben più di uno, e sono anche tutti molto complessi. Uno di questi motivi, per esempio, può essere legato anche alla normativa internazionale. I ragazzi giovani, quando fanno settore giovanile, non sono legati da un contratto e quindi possono ovviamente trasferirsi, specialmente all'estero, molto più facilmente rispetto a un professionista che è legato da un contratto, che non può rompere il contratto così in qualunque momento senza delle conseguenze. Diversamente, i ragazzi giovani possono andare dall'Italia, diciamo, alla Spagna in maniera molto più semplice. In questi casi spesso si parlano di scippi dei giovani calciatori, in realtà non sono scippi, è previsto dalla normativa internazionale, difficilmente si può fare qualcosa per combattere questo sistema nel momento in cui c'è una normativa internazionale della FIFA che lo prevede. Peraltro, insomma, c'è anche un piccolo, mi permetto di dire, c'è anche un piccolo velo di ipocrisia che bisognerebbe rompere, perché se è vero, ed è vero, che in molte nostre società si vedono private di alcuni bravi giovani calciatori che vanno fuori, è altrettanto vero che anche le nostre società vanno a prendere dall'estero, perché quella normativa sì. Si applica anche per le nostre società, che possono andare a prendere i giovani calciatori, fermi restando alcuni limiti, perché ci sono dei limiti per il trasferimento dei calciatori minorenni. La FIFA ti dice che si possono trasferire all'estero soltanto in determinate situazioni. Cioè, intanto la FIFA ti dice, c'è un principio generale, i trasferimenti internazionali dei minori sono vietati, però ci sono alcune eccezioni in base alle quali i calciatori si possono trasferire. Quelle tre eccezioni a volte sono abusate, altre volte... Ma c'è stata una crisi, perché insomma mi ricordo veramente c'erano calciatori piccolissimi che avevano in realtà un'età registrata, cioè... Allora, intanto, per quanto riguarda quantomeno a livello europeo, modificare tra virgolette le età dei calciatori è molto più difficile, perché i sistemi anagrafici delle pubbliche amministrazioni sono più evoluti rispetto a quelli magari dei paesi africani, brasiliani e quant'altro, e quindi diciamo barare è un po' più complicato. È più facile barare, purtroppo, quando si tratta di ragazzi che arrivano da paesi stranieri, ecco, tipo l'Africa e quant'altro, questo. Perché le anagrafi di quei paesi non sono strutturate benissimo come magari quelle europee. Peraltro questo è un periodo storico in cui tanti ragazzi arrivano da paesi con delle difficoltà, anche parlo del paesi in cui c'è la guerra e quant'altro, e quindi arrivano qui senza documenti. E a volte, insomma, ci sono errori di traduzione, o magari loro dicono c'ho 15 anni e magari ne hanno 18. Esatto, oppure anche il contrario. Certo, e quindi, insomma, a volte si possono registrare dei casi, ma insomma non è che sia una cosa frequentissima, non è questo il vero problema del settore giovanile. Il calcio italiano però è sempre stato importante, fondamentale, proprio il vivaio. Cioè, sì, ovvero, certo, il settore giovanile, che poi i nostri vivai ce li invidiavano. Ma in realtà in alcuni casi ce li invidiano ancora. Nel senso che qui siamo a Roma e io posso dire che per esempio la Roma stessa ha un ottimo settore giovanile. Bisogna guardare anche quello che è successo negli ultimi anni. Tanti giocatori sono andati in Serie A, cioè già arrivare al calcio professionistico, quindi la Lega Pro, sarebbe importante, ma tanti giocatori arrivano a giocare in Serie A, in Serie B, e quindi raggiungono un ottimo livello, il che vuol dire che per esempio il settore giovanile della Roma di certo non è da buttare.
sicuramente magari poi, rispetto a prima c'è cioè, anche è anche giusta l'esperienza magari insomma all'estero perché certo, fa ci crescere, sono dei campionati in Inghilterra insomma anche no ora il campionato spagnolo anche insomma no, è importante però qualcosa è successo, avvocato. Cioè, sì, sì, guardi, io ho un'opinione proprio mia su quello che è successo perché la vivo con mano, la tocco con mano. E la verità è che sono cambiati i tempi, la società moderna è completamente diversa da quella che era 20 anni fa. E le faccio un esempio che può riguardare anche me, che ho fatto calcio soltanto a livello dilettantistico. Ecco perché lei comunque... No vabbè, io ho giocato a pallone come, non so, l'80% credo dei bambini, dei ragazzini d'Italia, perché il calcio insomma non lo scopro io che è lo sport nazionale. Però 20 anni fa, 25 anni fa, i bambini andavano a giocare in strada, ok? Acquisivano anche delle capacità a livello motorio, di riflessi e quant'altro, perché in strada c'erano tutta una serie di difficoltà, i terreni non erano bellissimi come i campi moderni in sintetico di ultima generazione e quant'altro. E quindi si sviluppavano delle capacità, oltre al talento, si sviluppavano delle capacità che magari oggi sviluppi un po' di meno. Perché? Perché oggi il bambino che è metà della giornata è attaccato al suo telefonino, l'altra metà c'ha il dopo scuola, fa due sport perché uno non basta, deve fare 1000 compiti, giustamente perché l'istruzione è importantissima, deve fare 1000 compiti per il giorno dopo per la scuola. Ha anche meno voglia, diciamo, perché ha molte più comodità, quindi ha meno voglia di andare in strada, andare al parco, e quando va a fare calcio ha un campo fantastico, diciamo curatissimo, senza diciamo delle difficoltà che magari fanno sviluppare quelle capacità, anche se poi gli allenamenti sono cambiati, si sono evoluti e quindi le puoi allenare ma in modo diverso. E quindi e sta poi, dicendo che è una questione di generazione. Di generazione unitamente a un altro fatto che è altrettanto importante probabilmente, che diciamo te ne accorgi quando vai a vedere qualche campionato giovanile oggi, no? Tu magari vedi dei ragazzini di 11 anni, di 10 anni, messi benissimo in campo, benissimo, tatticamente perfetti, e ti viene voglia di parlare con l'allenatore e dirgli: a 10 anni il ragazzo non deve essere bravissimo nella tattica, devi sviluppare le sue capacità. Sviluppa un po' meno la tattica, perché far vedere dei bambini di 10 anni messi benissimo in campo come il Milan e la Roma serve solo all'allenatore e non ai ragazzi, per farsi vedere che lui allena bene e quant'altro. Intendiamoci, non tutti sono così gli allenatori, però ci sono allenatori così, e così non aiutano i ragazzi, non fanno sviluppare il talento, le capacità, i duelli, l'uno contro uno, la tecnica. Diciamo che tu devi incominciare a metterli bene tatticamente dai 13-14 anni in su, più 14 che 13, fino a quell'età devi lasciarli sviluppare delle altri tipi di attitudini, di capacità. Sì, ci vuole quell'estro, quella fantasia. Certo, se no diventi bravo tatticamente, ma magari arrivi a 20 anni e poi non fai la differenza, perché non hai sviluppato il dribbling, non hai sviluppato il tiro, l'uno contro uno. Tutte queste cose sono importanti. Ma il calcio piazzato e quindi, cioè, no? Ripeto, non sono così tutti gli allenatori, intendiamoci, però a volte ti capita di guardare calcio giovanile e vedere situazioni del genere. Quindi qualcuno deve fare anche autocritica. Il settore tecnico di Coverciano allena degli allenatori, cioè alleva e fa crescere degli allenatori bravissimi, ma ogni tanto capita che qualcuno si perda in, insomma, cose del genere, che magari per il bambino, per il ragazzino, cioè non fanno il suo bene, fanno più il bene dell'allenatore, che magari alla fine ha vinto il campionato, si è fatto notare, si trasferisce, ma magari il bambino cresce il 50% in meno di come potrebbe crescere sviluppando altre capacità. Allora, questo comunque è un altro tema davvero molto importante. Però io ho un'amarezza dentro, ma come me, insomma, penso in tanti, insomma, la nostra nazionale che, insomma, non sarà al mondiale. E proprio lo dico, c'ho ancora magone allo stomaco, se penso all'anno... Non sei l'unica. No, non sono lui, tutti gli ascoltatori, insomma. E soprattutto, insomma, pensare, ripartendo da quello che stavamo dicendo prima, avvocato, dalla generazione 2000, allora, mondiale 2006... La generazione, la formazione in campo, no? Avevamo un Totti, avevamo un Pirlo, avevamo... insomma, mi aiuti lei un attimo a commentare. C'avevamo Cannavaro, c'avevamo Del Piero, c'avevamo Inzaghi, c'avevamo dei giocatori fantastici. Avevamo dei giocatori fantastici che provenivano dai settori giovanili degli anni 90. Oggi i settori giovanili
del 2005, 2006, 2008, 2010 producono nel 2018 dei giocatori bravi, bravi per la nazionale, che pur bravi però non sono magari a livello dei Totti, dei Del Piero e quant'altro, per tutta una serie di motivi, tra cui quello che ci stavamo dicendo. Però intendiamoci, il calcio è fatto di cicli e quindi ci può stare. La Spagna, che oggi è una nazionale fantastica, non ha sempre stravinto e quindi la nostra nazionale, ma certo, insomma, la partita, possiamo dire tutto il contrario di tutto, la partita con la Svezia poteva essere preparata da un anno prima, perché si sapeva che si poteva presumere che si sarebbe arrivati secondi nel girone. La Svezia poteva essere comodamente alla portata dell'Italia nonostante i giocatori che erano in campo. Con quel palo che abbiamo preso sarebbe tutto diverso, ma magari ci ha fatto pure bene, perché magari ci dà la possibilità di capire quali sono veramente gli errori, le falle, e provare a porre rimedio. Vabbè, ma poi adesso c'è, cioè, la federazione è in crisi, adesso insomma bisogna cercare. Federazione non è in crisi. No, nel senso, bisogna cercare il presidente, insomma. Certo, adesso c'è un periodo di commissariamento, minimo di 6 mesi, se sarà necessario di più, sarà qualcosina in più. Il CONI così è disposto a seguito della mancata elezione di un presidente federale tra 3 candidati di proprio poche settimane fa. È stato giusto, perché, no, ma io intendo crisi che può essere un'opportunità, assolutamente, cioè, un'opportunità, ma anche perché intendiamoci, poi non tutto è da buttare. Guardate che è vero, oggi il tifoso o comunque il cittadino guarda il risultato della nazionale A, che è stato catastrofico, non ci dobbiamo nascondere, siamo tutti delusissimi perché non andiamo ai mondiali, però dietro c'è un'altra mole di lavoro impressionante, di qualità. Ottimi risultati a livello internazionale, non soltanto in ambito sportivo ma anche in ambito istituzionale, politico e commerciale. La Federazione Italiana Gioco Calcio non si può dire oggi che sia in crisi, perché è che è tutto da buttare. La nazionale italiana ha avuto delle difficoltà enormi, nessuno si nasconde, ma la federazione funziona bene, c'è una struttura organizzata, molto organizzata, a prescindere dal fatto che oggi ci sia un commissario al posto di un presidente, che è una sconfitta per tutti. Però non c'è solo il commissario, poi c'è un direttore generale che lavora, ci sono gli uffici che lavorano, c'è da fare un mea culpa sicuramente, perché se siamo arrivati qui qualcosa si è sbagliato. Ma non è detto che si sia sbagliata quest'anno, magari si è sbagliata 10 anni fa, certo, negli 20 anni fa, sì. E magari qualcosina anche nell'ultimo anno, ma ci mancherebbe, certo, altro, sì. però può essere, come dicevamo prima, un'opportunità, si può ripartire assolutamente. Adesso si è alla ricerca, diciamo, si fanno i colloqui per valutare quale dovrà essere l'allenatore della nazionale futura, anche se, intendiamoci, per adesso c'è un allenatore della nazionale, perché c'è Gigi Di Biagio, che è nelle prossime 2 partite amichevoli, la prima sarà il 23 marzo se non sbaglio contro l'Argentina, guiderà lui la nazionale, e chissà che magari, non so, fai 2 vittorie, fai 2-3-0, mandano via uno che fa 2-0. È soltanto un po' strano, insomma, per noi siamo abituati, no? Alla nostra nazionale, insomma, è un po' strano, no? Assolutamente sì, però non bisogna neanche troppo trovare dei colpevoli intesi come delle singole persone. No, ma è comunque un qualcosa che si è protratto, insomma, negli anni, e c'è stato poi, insomma, l'esplosione, diciamo così, è avvenuta poi. Con la disfatta, Della nazionale, questo sì, penso che siano tutti d'accordo su questo. È inevitabile che questa sconfitta comporti poi delle conseguenze come quelle di cui parliamo adesso, anche a livello mediatico, giornalistico. Questa è stata una sconfitta per tutti, intendiamoci. Però, ripeto, guardiamo i lati positivi. Magari, ipotizzo, se fossimo passati, avremmo sottovalutato degli errori passati o comunque le motivazioni, le cause della crisi di alcune parti, no? Alcune parti del settore calcio. Allora, ci sono però, quindi, ecco, secondo lei forse ci aiuta, ecco, dei giocatori dobbiamo puntare su qualcuno. Beh, vabbè, che su chi dover puntare sta ai tecnici delle nazionali. È ovvio che in Italia comunque giocatori bravi ce ne sono, non è che siamo diventati improvvisamente tutti scarsi, ci sono ancora. C'è gente che
ha lasciato la nazionale, o quantomeno pare che abbia lasciato la nazionale. Ovviamente tutti sperano che ci siano dei ripensamenti, non voglio parlare soltanto del portiere, insomma, perché Buffon è ovvio che è un mito, probabilmente, alle lacrime agli occhi, probabilmente stiamo parlando del, non credo di esagerare, del miglior portiere della storia del calcio, e non della storia del calcio italiano, ma poi da quando esiste il calcio. Io non credo che siano, per quanto ci siano stati ottimi portieri, Yashin, Zoff e altri, ma non penso che ci sia qualcuno che abbia raggiunto il livello di Buffon, non so, parere mio, ma insomma, non credo. Però poi ci sono, c'è Chiellini, c'è Barzagli, tutti gente che per motivi propri o per questioni anagrafiche, De Rossi, stanno valutando se rimanere o se lasciare spazio ad altri. No, però altri speriamo, bravi giocatori invece, ce ne sono. No, speriamo invece che insomma possano rimanere. L'importante è che chiunque creda nel fatto che la maglia della nazionale è la maglia più importante che un giocatore possa mai vestire, perché poi la maglia del proprio club, che sia il club storico o un club di passaggio, passatemi il termine, è comunque sempre importante. Però la maglia della tua nazionale, secondo me, è un qualcosa di diverso. Ma è come quando si parla degli allenatori. Io penso che qualunque allenatore sarebbe contentissimo di allenare il Milan, l'Inter, la Roma, il Cagliari, no? Avvocato. Però avvocato, allora avvocato, la nazionale. Certo, avvocato. Allenare la nazionale è qualcosa di... penso che sia, no? Ognuno debba aspirare a ciò. Allora, io ricordo innanzitutto il sito web www.avvocatisport.it, sì. E poi ancora il numero 348 33 99 282 per insomma naturalmente informazioni riguardo il calcio, no? Sì, il sito che ha dato lei è il sito che io ho comunicato, che è quello dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che io ho contribuito a costituire nel 2013 con altri quattro colleghi. Sentivamo che ci fosse l'esigenza, no, di più professionalità, e quindi abbiamo costituito, tutti giovani peraltro, abbiamo costituito un'associazione che nel tempo sta crescendo. Allora avvocato, io veramente la rinvito a venire qua e a continuare a parlare insomma del nostro calcio. Io la ringrazio di essere stato ai nostri microfoni. Grazie a voi. E insomma veramente io l'aspetto. Alla prossima, io avete il mio numero di telefono, quando volete io sono sempre a disposizione, nei limiti del possibile. Grazie, insomma, no? Grazie. A voi, a voi. E noi proseguiamo sempre su Radio Radio by Night Roma con le vostre storie, le nostre interviste, sempre su 104.5. Il video è presentato da GSC Scarpe.